Nel 1971 i russi stavano forando un pozzo per la ricerca di petrolio, quando improvvisamente si aprì una voragine che inghiottì tutta la strumentazione. Fortunatamente non ci furono vittime, però praticamente tutta la strumentazione. Appena dopo il cedimento venne fuori una quantità di gas enorme e l'equipe che era lì sul posto, geologi, ingegneri, decisero di incendiarlo. Il fuoco da allora non si è mai spento. In questa voragine da circa 50 anni continua a fuoriuscire gas metano che alimenta le fiamme. Ragazzi, sembra un film, ma non è assolutamente un film, è pura realtà. Questo posto si chiama La Porta dell'Inferno e si trova in Turkmenistan. Si tratta di un cratere praticamente antropico, cioè è stato l'uomo a crearlo, quindi non ha niente a che vedere con vulcani o fenomeni naturali. Cioè le fiamme sono alimentate da gas metano che si è originato naturalmente e che è intrappolato nelle rocce sottostanti, però il cratere appunto l'abbiamo creato, l'abbiamo indotto noi con questa perforazione. L'equipe di geologi e ingegneri che erano lì nel 71 non si accorsero che lì sotto loro si trovavano proprio in corrispondenza di una zona ricca di e probabilmente più in profondità c'erano dei reservoir di gas. Infatti dovete sapere che lì dove c'è petrolio, nella roccia che contiene petrolio, al di sopra c'è sempre un livello di gas più o meno grande. Loro forando hanno bucato il reservoir di gas, quindi una sacca, diciamo così, di gas che ovviamente è in pressione, una forte pressione. Andando a bucare, questa pressione è andata a diminuire, il gas è fuoriuscito, per cui c'è stato un cedimento che ovviamente ha fatto cedere anche la parte soprastante dove c'erano probabilmente grotte, gallerie, eccetera, eccetera. Per cui è venuto tutto giù. Su in superficie si è venuto a creare questo cratere che ha un diametro di circa 60-70 metri, quindi poco meno di un campo da calcio, e una profondità tra i 20 e i 30 metri, se non erro. Da qualche parte troverete anche 50 metri. Però sinceramente lì sul posto non ci sono mai stato, per cui non so dirvi esattamente. Questi tipi russi fecero un bel casino in realtà, fortunatamente senza nessuna conseguenza a persone. Certo, persero sicuramente tutta la strumentazione, quindi qualche centinaio di migliaia di euro, forse qualche milione di euro è andato in fumo, però Oggi una cosa del genere difficilmente potrebbe succedere. Perché? Perché il processo di esplorazione del petrolio, in generale tutti i processi di esplorazione profondi del sottosuolo, sono diversi, sono molto più dettagliati rispetto al passato. Oggi abbiamo un ventaglio di tecniche, tecnologie, conoscenze che ci permette di essere molto più sicuri di cosa stiamo andando a forare, cosa stiamo andando ad investigare nel sottosuolo, per cui degli incidenti del genere molto difficilmente succedono. Pensate che negli anni 60-70 l'esplorazione praticamente era molto molto spicciola, perché qualsiasi cosa bucavi più o meno andava bene. In che senso? Nel senso che nel momento in cui identificavi quelle che si chiamano in geologia le anticlinali, quindi delle strutture a forma di A, diciamo così, a duomo, se le andavi a bucare, tac, acchiappavi petrolio, ovviamente, se c'era. Oggi tutte queste strutture anticlinali sono state forate, ok? La maggior parte nel mondo, sulla Terra, sono state forate, per cui oggi l'esplorazione si concentra su delle strutture molto più complicate, molto più profonde, molto meno immediate da identificare. Per cui tutto il processo di esplorazione deve essere molto più minuzioso. Perché? Per una questione economica, in realtà. Perché un pozzo esplorativo costa milioni di euro, può andare da qualche milione fino a 100 milioni, se non di più, per i pozzi offshore molto profondi. Per cui se non faccio le giuste analisi
e ho una buona probabilità di successo, e beh, io quel pozzo non lo vado a fare. Per avere un quadro completo di quello che sto andando a perforare, devo fare degli studi. E gli studi, ragazzi, sono enormi. Si tratta di 2, 3 anni di studio anche per una singola area. Studi geofisici, geologici, carte geologiche, sezioni geologiche, sismica in riflessione, cioè tantissime cose. Allora gli studi c'erano, ma erano molto meno dettagliati praticamente. E per cui in questo caso magari i russi, boh, avranno bevuto un po' troppo prima di fare questa perforazione, non lo so, sto scherzando ovviamente. Fortunatamente non ci furono vittime. Comunque, in ogni caso, la cosa sicura è che oggi questo posto si può visitare e effettivamente è super suggestivo, cioè è una figata pazzesca, soprattutto di notte, cioè vedi praticamente questo cratere perfettamente circolare con le fiamme intorno e una bella fiaccola, un bel fuocherello al centro dove probabilmente c'è la sorgente principale. Le fiamme, come potete vedere, non sono centralizzate, non fuoriescono da un singolo punto, ma sono ramificate, vengono un po', insomma, dalla cinta attorno, sono tipo spot random. Perché? Perché in realtà durante il collasso probabilmente si sono venute a creare una serie di fratture. In queste fratture il gas penetra uscendo fino alla superficie e quindi ovviamente ci sono questi fuocherelli sparsi. Io ci devo assolutamente andare perché è una figata. Immaginate col drone, mamma mia, pazzesco! Poi, ovviamente, la cosa curiosa è che tutti magari starete pensando: ma com'è possibile che dopo 50 anni fuoriesce ancora del fuoco, cioè fuoriesce ancora del metano? Ma quanto diavolo ce n'è? In 50 anni il fuoco è sempre stato là, acceso 24 ore su 24. Questo vi fa capire quanto gas può essere contenuto nelle rocce del sottosuolo. Sicuramente si tratta di un reservoir di gas che è stato bucato. È in pressione, per cui la pressione tende a far salire il gas continuamente, ok? E ad alimentare le fiamme che sono state accese nel 71. Per quanto tempo possono rimanere accese queste fiamme? Pff, ragazzi, per altri decenni, se non secoli, perché la quantità che c'è là sotto di gas è enorme, può essere enorme. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto, curioso, simpatico e vorrei ringraziare Marco D che mi ha consigliato di fare questo video, quindi grazie mille Marco. Ragazzi, approfitto per dirvi che se volete consigliare un tema per un prossimo video, fatelo pure nei commenti qui su YouTube o su Instagram. A proposito, seguitemi pure sulla pagina Instagram se volete per tutte le anticipazioni per i prossimi video. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Grazie mille, così mi date una mano a farlo crescere questo canale. Io sono Andrea Moccia, geologo. Questa è Geologia Pop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao belli!